repubblicani sempre più sotto pressione. Alla fine, nonostante la dura presa di posizione del presidente Donald Trump, la Camera dei rappresentanti ha approvato il disegno di legge Delivering for American Act riguardante il finanziamento da 25 miliardi di dollari e la capacità operativa del servizio postale. La presidente della Camera Nancy Pelosi aveva previsto un sostegno bipartisan e alla fine la proposta è stata votata dai democratici che l'avevano presentata, ma anche da 25 repubblicani in dissenso con la posizione del partito stesso e della Casa Bianca. La legge prevede il divieto di cambiamenti operativi che rallentino il servizio di consegna della posta nel paese, un punto questo di grande importanza politica in vista delle presidenziali di novembre. Quasi 180 milioni di elettori potranno votare per corrispondenza, un'alternativa al voto di persona, in un momento di emergenza da Covid-19.